cadesse oltre l'orizzonte. Il Parlamento era diventato un grande cortile di legno, dove ai fascisti piaceva sentirsi parlare. Così gli sembrò che la bandiera italiana a poppa del peschereccio che lo portava in esilio in Francia cadesse oltre l'orizzonte. C'era una compagna con lui quel giorno che tacque per tutto il viaggio, perché si sentiva umiliata. Era l'Italia. Sbarcò a Marsiglia e da buon soldato si mise in marcia, senza portare armi. Era lui stesso un'arma. Giunse a Parigi e non vendette la sua lotta per un posticino tiepido d'esilio, e da lì, per gli interessi dell'Italia, suonò tante volte il segnale d'attacco, senza sbagliare una nota. Come religione ebbe la sua anima. Non aveva che se stesso per combattere, ma anno dopo anno riuscì a strappare al destino il suo ritorno. Commento. Le divisioni politiche, i partiti, le organizzazioni, tutto ciò che separa, fa parte dell'esperienza incarnativa di chi ha ancora bisogno di combattere per la separatività e per essa vincere o essere vinto. La politica e le sue organizzazioni hanno un significato nella relatività di un gruppo di individui più o meno vasto, che in una determinata epoca storica, per proprie esigenze evolutive, crea e percepisce quelle organizzazioni e le esperienze che da esse scaturiscono. Le stesse epoche storiche sono le creazioni e percezioni degli individui che hanno bisogno di avere nel piano fisico quelle esperienze. Infatti, non è l'individuo che subisce l'epoca storica in cui si incarna, ma è lo stesso individuo, insieme a tutti gli altri individui che con lui hanno sentire analoghi, che si crea, percepisce quell'epoca. Dunque, il grado di evoluzione che quell'individuo ha raggiunto, solo quell'epoca poteva crearsi e percepirsi, perché come individuo aveva bisogno solo di quelle esperienze e non di altre per la sua ulteriore evoluzione.